Madonna che barba che c'ho. Vabbè, ci avevo fatto caso. Comunque, bella, buonasera, sono contentissimo. Mi è arrivata questa cosa bellissima che io vi voglio far vedere. Il Nespai Case, comprato su Banggood, sito di roba cinese, uno di quelli che mi sembra funzioni meglio. E questo è fondamentalmente un case per il Raspberry Pi, che ho da qualche parte per lui. Gli diamo una casa, una case appunto. E è bellissimo, è meraviglioso. Cioè, devo averlo pagato una ventina di euro. Poi ogni tanto fanno le offerte, i prezzi cambiano, salgono, scendono. Non più di una ventina di euro, che per un case per Raspberry Pi sono anche un po' tantini, però, cioè, questo è molto più di un case. Io non pensavo, a parte il packaging, che è meraviglioso, cioè, solo la scatola di cartone vale metà del prezzo. E poi, guardandolo, mi sono reso conto che aveva un sacco di io non ho neanche controllato le feature, non ho letto un documento nella recensione, niente. Ho visto il link, ho visto sta cosa, ho detto mio, subito. Shut up and take my money. Però è fatto veramente bene, benino, benissimo. E ha, vedi, il Raspberry Pi ha le quattro prese USB da un lato, stesso lato per l'Ethernet. E poi il HDMI, alimentazione, la memory stick, GPIO e soprattutto non ha un pulsante di accensione, tantomeno un pulsante di reset, tutte cose che vi potete fare tranquillamente da soli, però è bellissimo. Questo è il primo case che mi pare, cioè tra quelli che ho comprato, che integra un tasto di accensione. Oh, ho fatto benissimo tutto, cioè questa cosa meccanicamente è proprio, è fighissima. E il tasto di reset poi ti riporta le porte USB sul davanti, che è comodissimo. Ha uno slottino per mettere le memory card, capito? Cioè, ma tutto hanno pensato. Mamma mia, sono veramente, veramente fighi sti cinesi. Lo sportelletto con le altre due porte USB, quindi tutte le porte USB sono portate sul lato frontale, e la presa per l'Ethernet pure questa è stata riportata. Quindi ho detto ammazza, allora come funziona tutta sta magia? L'ho aperto e voglio dire, sarà cinese quello che te pare, però questa è roba buona. Cioè, però voglio dire, installarlo adesso sarà una questione di minuti, quindi io ci proverei subito, lo appoggio, vediamo quanto ci riesco a mettere. Allora, questo andrà qui. Questo andrà qui, 2 su 2, e questo dove andrà? Manuale. Ok, i primi 4 del GPIO, ah giusto, per l'alimentazione, perfetto. Manuale di istruzioni, direi essenziale e chiarissimo. Allora, quindi questo qua, se tanto mi dà tanto, te lo metto qua. Ah, e quindi questo qua si incastra qua, perfetto. Memory stick. Ah, il clicchetto mi piace da morire quando fa click. Niente, perfetto. Subito, va solo assicurato con le viti, però veramente banale montarlo. Abbiamo le vitarelle per fissarlo. Adesso non lo fissiamo perché voglio vedere solo l'effetto che fa. Adesso io direi di alimentarlo, così, per vedere. Cioè, notare il click, no? Quanto è robusto questo click. Primo tentativo. Roba finissima. Adesso proverò tutte le porte, proverò se funziona tutto, però già così mi basta. Sto, fa rima e c'è, stacce, è meraviglioso. Il Nespai
Nespai Case comprato su Banggood, il link lo metterò giù nella descrizione. Bella!